di non poter sforare il patto, se i soldi non ci sono da qualche parte bisogna trovarli. È inutile chiacchierare, perché quello che vuole realizzare il sindaco, anch'io sono d'accordo con Massimo Marconcini, lo approvo volentieri, e sono disposto anche a votarlo, e io l'ho detto anche in campagna elettorale, ma se non si trovano i finanziamenti da qualche parte bisogna pur trovare i soldi. E allora se non si fanno intervenire i privati, ma non per farli lucrare e basta, perché Bianchi non sosteneva questo, ma perché un privato se costruisce deve avere anche un ritorno, e anche questo l'ho già ridotto. Al Lido di Camaiore hanno rifatto tutta la passeggiata e sono 2,5 chilometri di passeggiata, c'è un pontile, è stato fatto tutto in project e finanzi. No, è stato fatto dai privati e viene riscattato in 100 anni con la concessione dei parcheggi. Per cui la città di Camaiore ha rimodernato tutto il lungomare, tutto il litorale. Ma a parte questo, poi si possono trovare tante soluzioni. L'importante è poter fare le cose per la nostra città. Un'altra cosa, la viabilità. Io in campagna elettorale ho detto che è inutile che si continui a parlare di viabilità se non si levano questi autobus giganteschi che viaggiano completamente vuoti dalla mattina alla sera, se si esclude l'orario delle 8 quando sono pienamente affollati da ragazzi che stanno andando a scuola, poi per il resto della giornata sono sempre ed esclusivamente vuoti. Quindi raddoppiare i servizi cercando di mettere dei piccoli bus elettrici e lasciando solo il servizio con i bus grandi all'orario scolastico, che possano passare anche dal centro cittadino. Quindi la gente, gli anziani che non hanno la possibilità di andare in bicicletta e fare le piste ciclabili, possono usufruire del centro. Altra cosa. In questi giorni mi è stato segnalato da un signor anziano che era disperato perché sono venuto a trovare mia mamma, che non c'era una farmacia dal sabato sera alle 8 alla domenica a lunedì mattina, non c'è più una farmacia aperta in centro, solo al centro commerciale. Questa è una cosa che va assolutamente riguardata, sindaco, perché gli anziani che non hanno mezzi e che non hanno la possibilità quindi di poter andare alla farmacia là, cosa fanno? Se hanno bisogno di prendere una medicina in maniera urgente, e sappiamo che quelli che usufruiscono delle medicine sono in maggior parte gli anziani, dottore, penso che su questo non dica una stupidaggine. No, questo mi è stato segnalato, mi è stato segnalato, e non so se è vero che non c'è più una farmacia comunale, quindi, ma non c'è niente di male, basterebbe ripristinare l'apertura di una farmacia di turno anche nel centro della città. Penso che questa sia una cosa fattibile. E poi voglio dire un'altra cosa che a me preme molto, e come gruppo dell'UDC, è che è quella che noi bisogna valorizzare la famiglia. Quindi porre l'uomo e la famiglia al centro delle nostre iniziative, di tutte le nostre iniziative, sia dall'infanzia, quindi da quando i bambini vanno all'asilo, fino a che non sono vecchi, fino a che non vanno assistiti. E la famiglia è la cellula, e questo, guardate, l'ho ridetto in campagna elettorale, non lo dico io, l'ha detto il Presidente della Repubblica Napolitano insieme al Papa, che la famiglia è la cellula della società. Se noi non valorizziamo, non rifacciamo ripartire tutto intorno alle famiglie, noi ci troveremo sempre a discutere del niente. E poi concludo, come sempre, a me piace le citazioni, e ve la leggo. Volere il bene comune e adoperarsi per esso è esigenza di giustizia e di carità. Impegnarsi per il bene comune è prendersi cura da una parte e avvalersi dall'altra di quel complesso di istituzioni
che strutturano giuridicamente, civilmente, politicamente e culturalmente il vivere sociale, che in tal modo prende forma di polis, che sarebbe la città. Si ama tanto più efficacemente il prossimo quanto più ci si adopera per il bene comune, rispondendo anche ai suoi reali bisogni. Queste sono parole del Papa nell'ultima enciclica. Scusate, ma come cattolico so che non avete... Benedetto XVI, dall'ultima enciclica papale. Bene, grazie consigliere Baroncelli. Sì. Io avevo modo di guardare il programma del sindaco, e devo dire che mi sembrava scritto davvero a quattro mani, perché c'erano tutte le cose che si sono chieste in cinque anni, dalle feste ciclabili alla rivalizzazione delle frazioni, un po' tutte le cose, le polizie locali, il coordinamento fra di loro, il pattugliamento sul territorio. Cioè tutte le cose che sono state fatte e che sono state proposte dal centro-destra non alternativo, va bene, che siamo noi. Cose proposte, mai messe in piedi, mai venuto a mettere, abbiamo messo a parlare di mettere le polizie reali e si iniziava a quelli, c'è stato dibattiti lì, completamente tutti contrari, poi ora si sta parlando, ci si dimette anche l'accordo con Vinci, però intanto si fa il comandante unico con Castel Fiorentino e quindi si va avanti in una direzione che le piste ciclabili, che noi si diceva la pista Parco della Rimembranza, si ama tale perché nel 1923 fu istituito e per ogni caduto della prima guerra mondiale venne frantumato un albero, messo una targhetta, e nel Parco della Rimembranza c'era una fontana dove gli sposi andavano a farsi le fotografie a Empoli. Oggi c'è una pista detta ciclabile, poteva essere fatta sulla sede stradale, lasciando si poteva rifare diversamente, è stata fatta la pista ciclabile dentro il Parco della Rimembranza, quando era possibile fare la pista ciclabile sulla strada, rispettando il verde pubblico e rispettando anche la memoria dei caduti della prima guerra mondiale, secondo il mio avviso. Non ultimo, ripristinando la fontana dentro il parco, visto che andava assolutamente. Questo, però le feste ciclabili, noi si è sempre detto che le vanno fatte, ma prima di noi l'ha detto il policiclabile, cioè progetti fatti, mai messi in piedi. Oggi ci si meraviglia che sotto le elezioni le state approntate delle piste ciclabili, sotto le elezioni. Ora cosa si aspetta? Le regionali per finire le prossime elezioni, le piste, capito? Non vorrei si aspettasse le regionali per terminare quelle cose che si fanno regolarmente in campagna elettorale e poi dopo si considerano inutili e quindi le si abbandonano per tutta la legislatura, perché questo è stato fatto. Si è parlato di piste ciclabili con l'avvento dei verdi, la morte dei verdi, è passato 15 anni, 20 anni, quanto è passato? Non ho più nemmeno idea, non ho nemmeno cognizione. Si è parlato di solare, si è parlato di tutto, anche di più. Oggi si arriva addirittura a parlare di porta a porta. Non mi vergogno a dirlo, io nel 80 tra la grande lentezza del comune di Scarlicci, dove facevano la raccolta porta a porta e da pochi mesi era terminato il servizio con il ciuo, faceva fagiolino, ma San Romano ora. Sì, Santa Maria a Monte, ma fagiolino della Scarlicci, scemo lui, scemo il ciuo e scemo anche il servizio. Allora, come si può pensare che in una società moderna si possa ritornare indietro fino a ritornare alla frazione animale per fare un servizio ottimale? Ma seriamente pensate, posso usare il termine demagogia massimo? Cioè è demagogico. No, te lo dai il permesso perché non vorrei entrare in contraddizione. Allora, noi abbiamo oggi moto, api, le si esportano in Cina per fare servizi più disparati e oggi si va a ripensare al ciuco.
animale protetto dalla Comunità Europea, non so se prendete. Voi prendete un cibo, mettete in giardino, vi danno soldi, vi danno. Non lo so, qualcuno lo propone.